Continua la stagione magica della bergamasca Michela Mojoli, che nello scorso weekend ad Arosa in Svizzera ha conquistato un secondo posto in Coppa del Mondo di snowboard cross, alle spalle della leader di Coppa, la canadese Dominique Malté, e davanti alla campionessa mondiale 2013 Maëlle Ricker. Michela Mojoli, riconoscibile nelle immagini per la pettorina bianca, ci racconta la gara. Sì, devo dire che avere Dominique fin dalla prima run è stato uno stimolo ad andare più forte, però vedevo fin dall'inizio che la tavola era molto veloce, quindi vedevo che potevo anche superare lei, però comunque per evitare di rischiare io non volevo, perché ho visto che anche lei mi chiudeva nelle curve, quindi stavo dietro. Poi la seconda run è stata difficile perché ero con Dominique, Maëlle Ricker e Vassankova, che comunque anche lei è veramente forte. Me la sono giocata bene, sono passata. E poi in finale è stata una bella sfida. E all'inizio sono partita non troppo bene, però poi ho recuperato sempre, perché comunque il nostro Skiven fa le tavole veramente veloci, e poi sono riuscita a stare al secondo e a lasciare dietro Enrique. Per la Mojoli è il secondo podio consecutivo dopo la bellissima vittoria nella preolimpica di Sochi in Russia. In classifica generale di Coppa è ora al terzo posto.